Rachel, mi dai un'altra birra? Va bene. Buongiorno. Avete una camera libera per caso? Da dove arriva? Montana. Ha l'aria di uno che non vede una donna da un po' di tempo. No, grazie. Solo una camera. Posso vederla prima? Cosa la porta qui in città? Sto svolgendo delle ricerche per un libro. Oh, un libro? E su che cosa? È uno di quei libretti economici. Io potrei raccontarle moltissime storie. Ne sono sicuro, ma io non scrivo racconti. Sono un naturalista. Cos'è? Ossia? Un naturalista descrive e disegna la natura. Sì, ma come si guadagna da vivere? I miei parenti mi hanno fatto la stessa domanda. Prendo la camera. Signori. Che fai quando qualcuna delle tue piante non funziona? Quando non riesce a guarire? Questo mi dice che c'è mancanza di equilibrio. È necessario curare tutta la persona. E allora come fai? Invoco gli spiriti. Io non lo so come invocare gli spiriti. E non sono certa di credere alla loro esistenza. Tu credi che la preghiera guarisca? Sì. E che l'amore guarisca? Sì, di questo sono convinta. C'è amore nei tuoi occhi adesso. È vero. Sai, io non ero molto sicura del rapporto fra me e Sally. Le cose sono cambiate. Mi sento felice, fiduciosa. Pronta. Gli spiriti me l'hanno mostrato in sogno. Un falco ti portava via. Un falco? Il falco significa cattiva fortuna. E questo falco ti portava via da Sally. Che vuoi dire? Che non siamo fatti l'uno per l'altra? Qualcosa vi separerà. Una malattia, un viaggio, una morte. Ma ne abbiamo passate già tante. Ecco, io non mi sono mai sentita sicura come adesso. Così dicono gli spiriti. Beh, come ti ho detto, non sono certa di credere agli spiriti.